Questo programma è offerto da Formazione SRL, Learning Center, via Domenico Morelli 49, Napoli. Bentrovati con l'informazione di Napoli Village News in redazione Raffaele De Lucia. Combattere l'obesità infantile tramite la pratica sportiva. E questo è il messaggio che ieri è stato lanciato dal sindaco di Arzano, il dottor Giuseppe Antonio Fuschino, a margine della conferenza stampa di presentazione della Notte Bianca dello Sport di Arzano, in programma nella villa comunale della cittadina a nord di Napoli il prossimo 21 settembre. Noi vogliamo con questa kermesse diffondere lo sport come veicolo di formazione per genitori e bambini. Questo è il messaggio lanciato dal primo cittadino. Noi sappiamo che lo sport oggi è una fonte dove tutti i bambini si adoperano per sognare da grandi cosa faranno. Noi vogliamo dare un'impronta un po' differente a questa Notte Bianca, le spiego subito. Tutto nasce da un'idea dove, non so se lei sa, oggi abbiamo in Campania la maglia nera per quanto riguarda l'obesità. Su 100 bambini, 27 bambini, 25 bambini, quindi 25% della platea infantile affetta da obesità. Noi vogliamo con la Notte Bianca dello Sport dare un segnale dove ogni anno usiamo il tema sport per diffondere lo sport certamente nella nostra città, ma fare in modo che lo sport sia anche veicolo di informazione ai bambini. Quest'anno l'informazione sarà data sull'obesità, tanto è vero che noi ci saranno degli stand dove ci saranno radiologi, ortopedici, podologi, nutrizionisti, dietologi che daranno informazione, educazione alimentare ai bambini. La kermesse ludico-sportiva è stata fortemente voluta dalla ASD Friends Arzano, l'associazione che si è occupata dell'organizzazione e della realizzazione dell'evento. Simulazioni e tornei saranno presidiati dalle associazioni partecipanti, numerose le strutture gonfiabili messe a disposizione, di cui una anche su via Napoli, adiacente la villa comunale. Per dare maggiore spazio alle attività sportive del calcio, del tennis, ma anche della pallavolo, nonché garantire maggiore sicurezza per il pubblico che prenderà parte alla manifestazione. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato l'assessore allo sport del comune di Arzano, Umberto Zaccone, che ci presenta l'evento. Saranno presenti nella Notte dello Sport ortopedici, nutrizionisti, quindi proprio a educare i ragazzi verso lo sport fatto in modo corretto, lineare e non da strada, diciamo. Quindi si tende a voler iniziare da giovani a educare tutti verso questo tipo di modo di fare lo sport.